Un giorno un sacerdote andò da Padre Pio cercando di incoraggiarlo di perorare la causa di un penitente che era stato mandato via senza assoluzione. Sapete Padre Pio come rispose a questo suo confratello sacerdote? Anche tu non mi comprendi? Se sapessi come soffro nel dover negare l'assoluzione. Padre Pio non negava l'assoluzione a cuor leggero, ma con tanta sofferenza, come il cuore di ogni padre che nega e dice no ai suoi figli. Sappi, disse Padre Pio a questo confratello sacerdote, che è meglio essere rimproverato da un uomo su questa terra che da Dio nell'altra vita. Una testimonianza che è riportata da padre Alessandro Daripo Bottoni nel suo testo Padre Pio racconta e dice. Allora, chi pensa che Padre Pio voleva umiliare il penitente, si sbaglia. Abbiamo ascoltato le sue parole. Sapessi quanto mi costa, quanta sofferenza io ho nel mio cuore quando devo negare l'assoluzione a una persona, a un penitente, a un'anima. Tutto era fatto, come ho detto e ripeto ancora oggi, con amore. È per la salvezza di quelle persone. Tutto era fatto perché quella persona potesse aprire gli occhi, rendersi consapevole dei rischi che correva vivendo una vita dissoluta oppure vivendo anche una vita di fede con superficialità. Perché Padre Pio ha rimandato via dal confessionale senza soluzione non solo gente lontana dalla Chiesa, gente che non credeva, gente che viveva in condizioni, ma anche credenti che vivevano la fede con superficialità, che si andavano a confessare, per esempio, senza essere realmente pentiti delle proprie colpe e dei propri peccati. Ed è bello sentire che dal cuore di un padre, come quello di Padre Pio, c'è sofferenza per i suoi figli, perché questo è segno di un amore vero, di un amore autentico, di un amore che in lui nasceva soltanto dal saper stare sotto la croce. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV. Dritto al cuore. Ciao a tutti!